La cosa importante è che ogni volta che leggiamo dovremmo chiederci che cosa mi resta, che ansia mi resta ancora, quali parole si sono rivelate più profonde di quello che avessi creduto e quali sono quelle che possono darmi una direzione, un movimento, un senso per l'appunto, facendo sì che ciò che sembra confuso prenda un ordine relativo, ipotetico, ma un ordine, e sia il tentativo attraverso il quale, leggendo, conosco di me qualcosa che avevo ignorato e quel qualcosa di me è diventato qualche cosa di simile a ciò che trovavo nel testo. È quello che gli antichi chiamavano l'imitazione, che va portato a un nuovo livello e commisurata al nostro tempo. È evidente che il tempo della lettura non è il tempo corrente della nostra quotidianità. Esige una lentezza che va contro la velocità, esige il ritorno su se stessi, la pazienza. Qualcuno ha detto che il lettore vero deve avere la passione dell'artista e la pazienza dello scienziato. E tutto questo è vero, l'attenzione ha tanto una funzione in direzione dell'artista quanto in direzione dello scienziato. Ma che cosa vuol dire essere attenti a un testo, saperlo ascoltare, sapergli dare la voce giusta? La rilettura è, da questo punto di vista, la lettura che è continua prova di se stessa, che è esperimento attraverso il quale prendo possesso di qualcosa che diventa anche mio, senza che si dia dalla mia parte sopraffazione, ma si dia invece rapporto e intensità di amicizia. Dunque, teniamo a mente, come uno scrittore del nostro tempo moderno, che però si porta dietro una saggezza letteraria straordinaria, invita a considerare: non c'è un lettore, c'è sempre un rilettore. E il rilettore significa l'operazione di esperienza attraverso la quale, attraverso un testo, e ne individuo e ne sento, per così dire, la dimensione profonda, le ragioni di fondo, il movimento nascosto, il suo senso per l'appunto.